Scott è un attraversamento che poi porta sulla via Appia Antica. Sappiamo che questa è una zona importantissima sotto il punto di vista archeologico, perché vi sono monumenti molto importanti ed anche una importantissima chiesa come Domine Quo Vadis, che è a pochissimi metri da dove ci troviamo ora. Noi ora siamo di fronte al sepolcro di Priscilla, che è un reperto archeologico di notevole importanza, che però, come possiamo vedere, insomma, è abbastanza degradato dall'esterno. E poi questa zona qua inoltre ha delle problematiche nella viabilità, perché c'è un attraversamento proprio qua vicino, ci sono delle strisce pedonali scolorite ed è stato segnalato più volte ai cittadini di metterlo in sicurezza, perché l'attraversamento è nel mezzo di un incrocio pericoloso. Voglio dire due parole alle persone che vengono qui a fare bivacco di tenerci di più a questo parco qua. Guardate le condizioni veramente devastanti di questa zona, ci sono buste di plastica ovunque e quindi le persone credono che il parco sia una sorta di immondezzaio. Quindi cercate tutti quanti, cittadini, abitanti di questa zona intorno a Parco Scott, di tenerci, di segnalare tutti gli episodi di degrado, per cortesia. Siamo qui nell'area giochi di Parco Scott. Voglio mostrarvi come era quest'area qualche tempo fa, quindi a novembre del 2012. Faccio presente che il movimento è dal 2011, che sta facendo continue segnalazioni di degrado di quest'area. Questa era l'area giochi, dove i bimbi appunto venivano portati dai genitori e questi bambini giocavano nella sabbia, in un'area assolutamente priva di sicurezza, degradata, presa d'assalto da facinorosi. Ecco, questa poi è una cosa veramente stupenda, sono dei funghi che erano cresciuti all'interno delle panchine. Allora, il nuovo bando per l'allestimento di parchi giochi anno 2011-2013, quindi 2 milioni di euro, prevede 59 aree gioco, tra cui 30 a Roma e 20 nel territorio provinciale. Tra le novità dei nuovi parchi ci sono giochi auto illuminati grazie a dei pannelli fotovoltaici installati sulle strutture. Questo garantisce la sicurezza delle aree gioco nelle ore notturne. Ora noi vogliamo ringraziare la provincia di Roma, vogliamo ringraziare il comune di Roma, che si farà sicuramente garante della tutela di questo parco, però ci chiediamo perché a ridosso proprio delle elezioni. Prima abbiamo girato a sepolcro di Priscilla, qui c'è la via Appia, dove vi ho mostrato appunto l'incrocio pericoloso. Poi all'inverso abbiamo visto Parco Scott, dove ci sono i giochi, e adesso stiamo andando verso la via Cristoforo Colombo. Qui ci troviamo all'entrata di Parco Scott e vi voglio mostrare questa anomalia, che secondo me è un'anomalia, una pista ciclabile di circa 30 metri. Secondo me non ha senso averla fatta. Quindi, che da una parte c'è il brecciolino, poi c'è la pista ciclabile e lì possiamo vedere che quando piove si infanga tutta quanta e quindi non ha alcun senso. Adesso vi voglio mostrare un'altra anomalia. Allora, questo è un portabiciclette che è stato messo così in mezzo a quest'area. Non ho mai visto nessuno parcheggiare o appoggiare qui le biciclette. E poi c'è una bacheca che è stata messa là, in quell'area, dove nessuno ci va, quindi potevano anche pensare di metterla un po' più verso l'esterno. Allora, qua siamo sulla via Cristoforo Colombo. Di fronte a noi c'è il Ministero dell'Ambiente, a cui ho segnalato
recentemente via Twitter la presenza di questa buca. Mi è stato risposto che è competenza di AMA e del Comune di Roma. Il Movimento 5 Stelle ha segnalato già nel 2011 lo stato di profondo degrado di quest'area. Questa è una buca di circa 10 metri all'incirca, dove è stato sversato di tutto, quindi ci sono fusti di olio esausto, ci sono valigie, ci sono tutta una serie di rifiuti che secondo noi sono non solo altamente inquinanti, ma deturpano il territorio. Inoltre poi questo purtroppo è anche un luogo per poveracci che cercano riparo, come questa persona che si trova adesso qua, giacimi improvvisati di persone sfortunate. Quindi quello che chiediamo dal 2011 semplicemente è di ridare un volto bello a quest'area che merita.